gentili ospiti. Allora. E allora il professor Damiano Damianakos, che è professore di Parma, architetto greco laureato in Italia, ma adesso insegna a Parma. E la signora Nancy Iliadu Merli, architetto studiato a Roma e a Torino, per cui siamo tutti qua a seguire. Direttore, ma se questi ragazzi li formiamo in Italia e poi vengono in Grecia, troveremo una fotocopia italiana nei decenni futuri. È vero. Questo fa parte di uno scambio continuo che dura millenni. Cioè, millenni. Non a caso Atene in questo momento sta celebrando Adriano con ben tre mostre. Adriano, che anche è uno noi prossimi... oggi lo faremo perché avremo questa bella conferenza del prossimo Musetti che parlerà dell'imperatore Adriano, detto il greco, dai suoi nazionali romani. Bellissimo, un precursore dei tempi sotto tutti gli aspetti. Sì, ma non solo Adriano, io ricordo sempre che l'istmo di Corinto fu tagliato da Nerone con il suo progetto, l'imperatore da Nerone. Quindi non solo l'idea del viaggio, ma anche l'idea di approcciare in una nazione e mettere un punto fermo, qual è quello dello scopo di oggi. Ma Adriano è colui il quale poi porterà a casa i suoi saperi, concluderà la sua vita in quella che è a Tivoli, la straordinaria villa di assaggi di un po' internazionali, in quel Mediterraneo a cui lei faceva riferimento. La Roma imperiale ha assorbito moltissimo della cultura greca, nelle arti, in tutte le arti, e ha emulato l'espressione greca e il pensiero, anche le filosofie romane sono state fortemente permeate dalle filosofie greche, quindi questo ha determinato un impasto che nel tempo non si è potuto mai, mai risolvere. Direttore, il cambiamento c'è stato con Costantino quando una cesura religiosa, quando c'è stata una scelta religiosa molto determinata che ha cercato di combattere, ma insomma con risultati ovviamente non totali, questo forte legame. Però io sono curioso e amerei sapere ragazzi di oggi che abbiamo qua e quelli che avete lasciato tra virgolette a casa, riescono a percepire questo messaggio? Sì. Avendo degli studi classici molto ridotti, se i ragazzi sono qui è perché sono interessati a questo tipo di tema. Proporrete ai vostri studenti questi gentili professori architetti greci che sono qua e che sono per noi è un arricchimento, quindi poi il piacere di esibirvi e farvi conoscere ai nostri ragazzi che starete con noi anche al di là di questa presentazione, in modo da scambiarci idee. Non dimenticate che voi venite per una settimana qua, ci date tutte le luci che continuiamo a ricevere molto volentieri, però noi siamo i migliori ambasciatori della cultura greco-italiana, greco-romana, come la chiamiamo, portando anche la luce di tutte le nozioni che abbiamo preso nelle università italiane. Questo ci fa sentire, come ho detto prima, che apparteniamo anche in un'altra nazione che la consideriamo come nostra seconda parte, l'Italia. Grazie, anche grazie noi per il momento, vi lasciamo alle vostre cose. Con la Grecia.